occhi che cosa si aspetta da questa gara. Ah, ma direi che questa, però la Svezia si sta preparando molto bene. Io l'ho vista in campo ben posizionata, perciò ha dato del filo a torcere anche a tante altre squadre, ha vinto tutto direi. Allora sì, ha vinto tutto, ma ricordiamo anche attualmente i nomi delle svedesi e delle svizzere, la formazione elvetica mentre prende posizione si schiera con Ellen Fischer, Adler, Lieberman, Mitchell, Blatter, Odermatt, Maner, Niederberger e l'allenatore. Intanto sono partite, qui il tempo era davvero bello, non come oggi. Intanto questa invece è la Svezia con Forsberg, Andersen, Berggren, Backman, Carlson, Goranson, Berriusson e Dunal. L'allenatore è Albinson, grande queste due formazioni che anche nelle qualificazioni hanno davvero fatto vedere qualcosa di importante. Adesso sono completamente ferme, immobili, in una gara tiratissima. Comunque è una bella posizione, comunque alla Svizzera è una posizione di un semiattacco che non pronta per partire, invece direi che invece in questo momento la Svezia è veramente in difesa, si sta difendendo e la Svizzera sta facendo di tutto per cercare di trascinare via queste bellissime ragazze svedesi. Svezia in difficoltà che comunque cerca di fare il muro, è andato il terzo posto intanto all'Olanda contro il Galles, questo per gli amanti delle statistiche. Intanto Svizzera che sta tirando in questa prima prova, un grande vantaggio, almeno attualmente ha preso qualcosa, poi il muro della Svezia, il contrattacco incredibile, contrattacca la Svezia e partono alla grande le svedesi, 1-2 della formazione, bellissima la posizione, bellissima la posizione, svizzero, c'è il muro svizzero, attenzione, cercano di resistere. Comunque la Svezia è posizionata molto cercano bene. Cercano di resistere le svizzere, ma vengono trascinate via dalla Svezia che è partita all'attacco. Un attacco micidiale della Svezia, difatti trascina via. C'è la caduta, bellissimo. C'è la caduta, dunque 1-0 per la formazione della Svizzera. Ora ci sarà la seconda prova. E in caso è stata la Svezia che ha fatto il primo della Svezia, sì ho detto Svizzera, logicamente 1-0 per la formazione della Svezia. Ora per la Svizzera ci sarà la seconda prova per andare a cercare di fare l'uno pari. Sicuramente, in caso... giornata molto calda ieri, una giornata caldissima, perciò ecco, vediamo che loro soffrono moltissimo queste squadre del nord. Intanto questo è il pubblico, questi sono i tifosi svizzeri, qualcosa di svizzeri eccezionale. Ieri stavano tutti a torso nudo, ma non è così oggi, dove c'è un freddo davvero particolarissimo, freddo tutta invernale. Intanto la concentrazione, cercano di dare il là, di farsi coraggio tra di loro, tutto pronto per questa seconda prova. In caso di parità si andrà a fare il conteggio e casomai una terza partita per decidere loro. In caso di 2-0 per la Svezia, la medaglia più importante sarà proprio di appannaggio di questa nazionale giallo-blu. E comunque sono partite. Bellissima questa partenza della Svezia, perché hanno la prima posizione all'attacco, le due, la terza, la quarta. Fagerberg, Andersen e Berggren sono loro, le prime tre che vanno a tirare, a dare il là alla manovra. Svedese cerca di rispondere la Svizzera con il Svizzera numero in uno. In difficoltà. Eslen, eccola lì, vedete. Sta cercando al numero 8, c'è Manser, l'ultima, è fondamentale il primo e l'ottavo posto perché si dà il là, ma la Svezia è partita fortissima, guardate la voglia, la capacità di prendere questa medaglia. Svezia che sta dimostrando di essere una grandissima nazionale, lo ha fatto anche ai campionati mondiali, lo sta ribadendo qua, e parte l'attacco della Svezia, la Svizzera in difficoltà, ancora Svezia che è partita all'attacco, cerca di tenere la Svizzera, cerca di tenere la formazione elvetica, ma Fagerberg inizia ad avere la spinta decisiva, sta dando il là la formazione svedese, cercano di resistere le elvetiche che però sono in difficoltà. Elsin sta cedendo, la numero uno svizzera non ce la fa più, viene portata via ancora comunque la resistenza da parte elvetica, con Svezia che sta imponendo il ritmo, è 2-0 ed è medaglia d'oro per la Svezia. Grande Svezia, comunque un grande complimento alla Svezia che sta facendo vedere